Regola numero 11. Il discepolo trasferisca il fuoco dal triangolo inferiore a quello superiore e conservi ciò che viene creato tramite il fuoco del punto di mezzo. Letteralmente, ciò significa il dominio sull'impulso sessuale, inteso in senso corrente, e il trasferimento del fuoco che ora vivifica normalmente gli organi della generazione al centro della gola, giungendo così a creare sul piano mentale per mezzo della mente. Ciò che verrà creato dovrà poi essere alimentato e sostenuto dall'energia d'amore che scaturisce dal centro del cuore. Il triangolo inferiore cui si fa riferimento è formato da plesso solare, base della colonna vertebrale e organi della generazione, mentre quello superiore è formato da testa, gola, cuore. Il lettore superficiale potrebbe interpretare tutto questo nel senso che il candidato ha l'obbligo di osservare il celibato ed impegnarsi ad astenersi da qualsiasi manifestazione dell'impulso sessuale, ma non è così. Molti iniziati hanno raggiunto il proprio obiettivo pur avendo debitamente e saggiamente osservato i rapporti matrimoniali. Un iniziato coltiva una particolare disposizione mentale, per cui riconosce che tutte le forme di manifestazione sono divine e che il piano fisico è un'espressione divina come qualsiasi altra dei piani superiori. Egli si rende conto che la manifestazione più bassa della divinità deve essere sotto il dominio cosciente della divinità che vi dimora, e che qualsiasi azione deve essere regolata dal proposito di assolvere ogni dovere, controllare ogni atto e utilizzare il corpo fisico in modo che il gruppo ne tragga beneficio, che il suo progresso spirituale sia favorito e la legge sia perfettamente rispettata. Che ad un certo stadio possa essere consigliabile perfezionare il proprio dominio in un determinato settore con la temporanea astensione, non si può negare, ma questo è solo un mezzo per conseguire un fine. Dopodiché seguiranno altri stadi in cui, conquistato il dominio, l'uomo dimostrerà in modo perfetto gli attributi divini per mezzo del corpo fisico, usando in modo normale e saggio ognuno dei centri e favorendo così i fini dell'umanità. In molti casi, iniziati e maestri si uniscono in matrimonio e adempiono normalmente i loro doveri di mariti, mogli e capi di famiglia. Ma tutto è regolato da un proposito e dall'intenzione. Nulla è lasciato in balia della passione o del desiderio. L'uomo perfetto che vive sul piano fisico domina completamente tutti i propri centri e la loro energia viene usata in modo del tutto legittimo. La volontà spirituale del Dio interiore è il fattore principale e vi sarà perciò unità d'intento su tutti i piani e per mezzo di tutti i centri per il massimo bene del maggior numero. Abbiamo accennato a tutto questo perché molti aspiranti si smarriscono a tale riguardo e coltivano una disposizione mentale che li porta a far atrofizzare completamente la natura fisica oppure indulgono in un'orgiastica licenza sotto l'ingannevole pretesto di stimolare i centri per favorire lo sviluppo astrale. Il vero iniziato potrà essere riconosciuto per la saggia e santificata normalità e la costante conformità a ciò che è meglio per il gruppo, secondo le leggi sociali del suo paese. Dal dominio e dall'astensione, da eccessi di qualsiasi tipo, e infine dall'esempio di vita spirituale e di rettitudine morale e di disciplina che offre a quanti lo avvicinano. Regola numero 12. Il discepolo impari ad usare le mani nel servizio, cerchi il segno del messaggero nel proprio piede e apprenda a vedere con l'occhio che guarda fra i due.
Ad una prima lettura questa regola appare di facile interpretazione e sembra prescrivere al candidato l'uso delle mani nel servizio, dei piedi per recare i messaggi della gerarchia e lo sviluppo della chiaroveggenza. Ma il vero significato è molto più esoterico. In senso occulto, l'uso delle mani è l'utilizzo dei chakra o centri delle palme delle mani per curare malattie fisiche, benedire e così curare le malattie prodotte dalle emozioni, elevare in preghiera, ossia usare i centri delle mani nella meditazione per manipolare sostanza e correnti mentali. Queste tre attività meritano un'attenta considerazione e gli studenti occidentali potranno imparare molto studiando la vita del Cristo e riflettendo sui suoi metodi di usare le mani. Il soggetto è troppo vasto e non è possibile diffondersi ulteriormente in questo breve commento. Il segno del messaggero nei piedi è un riferimento al bel noto simbolo delle ali ai calcagni di Mercurio. Molto sarà rivelato agli studenti delle scuole di occultismo che riuniranno quanto è possibile trovare in relazione ai messaggeri degli dei, che studieranno inoltre ciò che gli studiosi di astrologia hanno accolto a proposito del pianeta Mercurio e ciò che altri occultisti hanno trovato in merito alla ronda interna. L'occhio che guarda fra i due sembra indicare il terzo occhio utilizzato dai chiaroveggenti, ma il significato è molto più profondo. E si cela nei seguenti fatti. A. Tutti gli esseri autocoscienti, da un logos all'uomo, stanno sviluppando la visione interiore. B. L'ego, o sé superiore, è letteralmente per la monade ciò che il terzo occhio è per l'uomo. E per questo si dice che guarda fra la monade, o sé superiore, da un lato, e il sé personale, dall'altro. Perciò, nel senso più completo, questa regola incita il candidato a sviluppare l'autocoscienza, imparando così ad agire nel corpo causale ai livelli superiori del piano mentale e da quel punto a controllare i tre veicoli o corpi inferiori e vedere chiaramente tutto ciò che può essere visto nei tre mondi, nel passato e nel futuro. Regola numero 13. Quattro cose deve comprendere ed imparare il discepolo prima che gli si possa mostrare il mistero più intimo. Le leggi di ciò che irradia, i cinque significati della magnetizzazione, la trasmutazione o il segreto perduto dell'alchimia e infine la prima lettera della parola impartita o nome egoico celato. Questa regola non può essere spiegata. Essa si riferisce ai misteri e soggetti di portata troppo vasta per essere qui trattati. È stata inclusa in queste regole perché sia meditata, studiata e discussa in gruppo. Infine, l'ultima regola è molto breve e consta di 5 parole. Regola numero 14. Ascolta. Tocca. Vedi, applica, conosci. Tali parole si riferiscono a ciò che il cristiano potrebbe giustamente chiamare la consacrazione dei tre sensi principali e il loro uso nell'evoluzione della vita spirituale interiore. All'applicazione di ciò che è stato imparato ed accertato, seguita dall'uso della conoscenza sperimentata.